Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, mercoledì 6 febbraio. Allora, i giornali oggi sono tutti quanti concentrati su una nomina fatta dal governo, cioè quella del presidente della Consob Paolo Savona. Se avete curiosità, io ieri ne ho già parlato e commentato in un video che trovate sul sito nicolaporro.it. In realtà in quel video parlavo delle contraddizioni di un governo che fa il moralista e poi, al di là di ogni regola e anche raziocinio, nomina una persona molto per bene, come sicuramente innegabilmente Paolo Savona, alla guida della Consob. 82 anni, sarà in carica fino ai suoi 90. E Brunetta, che lo conosce bene, quindi l'opposizione tutto sommato lo apprezza, non solo lui, ma resta la critica che oggi sui giornali è fatta dal PD, ma devo dire che è una critica più che altro rivolta all'essenza del Movimento 5 Stelle, cioè all'essenza moralista, all'essenza giustizialista, all'essenza come possiamo dire, anticonflitto di interesse. Insomma, secondo tutti i punti di vista, Savona, secondo i criteri del Movimento 5 Stelle, oggi tutto dovrebbe fare tranne che il presidente della Consob. E poi il compromesso con questo Minenna è un'altra delle questioni in corso, perché una parte del Movimento 5 Stelle, cioè quello della Ruocco e di tanti altri, è seccata che Minenna sia stato fatto fuori dalla presidenza, potrebbe rientrare dalla porta della segreteria generale, anche se a nominarlo segretario generale della Consob non dovrebbe essere, non è il governo, ma dovrebbe essere il Consiglio stesso presieduto da Savona. Vedremo se così sarà. Interessante Ceccarelli oggi su Repubblica perché la mette su un punto di vista diverso, cioè Savona, l'uomo, ricorda che portò al Movimento 5 Stelle addirittura a chiedere l'impeachment di Mattarella, perché non fu nominato ministro dell'economia, cioè loro lo volevano ministro dell'economia del governo giallo-verde, e il ministro dell'economia Mattarella non voleva, e oggi Mattarella è quello che firmerà la nomina di Savona presidente della Consob, proprio Savona che Mattarella non voleva ministro dell'economia. E tra l'altro sulla sua figura fu fatta una battaglia campale. Oggi, come dice Ceccarelli, da impresentabile di Mattarella è diventato un esodato da parte del governo che lo voleva. Insomma, è una cosa fantastica. Una cosa che secondo me oggi i giornali non hanno notato è che il predecessore di Savona, sentite bene, che era un funzionario europeo, un alto funzionario europeo, uno dei pochi italiani che ha peso e ruolo in Europa, a Bruxelles, si chiama Mario Nava, peraltro per me poco simpatico. La sua prima relazione alla Consob era insopportabile, ma comunque era stato nominato dal governo Gentiloni, alto funzionario europeo. Bene, questo alto funzionario europeo fu sostanzialmente fatto dimettere, licenziato dal governo giallo-verde, per le presunte sue incompatibilità col fatto che era un funzionario europeo in aspettativa. Ebbene, per lui vale il moralismo per Nava, cioè hanno fatto fuori Nava con criteri moralistici, mentre invece Savona, il fatto che c'è la legge Frattini che dice che dopo un anno tu devi stare fermo e non puoi avere un incarico pubblico, se ne fottono. La Madia che dice che tu sei pensionato e quindi non devi più lavorare, se ne fottono. Il fatto che lui avesse un conflitto di interessi perché era presidente di una società finanziaria, se ne fottono. Io sono d'accordo, anch'io me ne fotterei, sono perfettamente d'accordo, un po' più liberi da questa angoscia per cui soltanto gli sfigati possono avere un ruolo pubblico perché chiunque ha un conflitto di interesse, ma come possono dirlo gli stessi che invece il conflitto di interessi e le leggi, il rispetto delle leggi, ci hanno fatto una testa così? Il rispetto ovviamente delle leggi tutti noi lo vogliamo, ma pedisco minimo nei dettagli. Nel frattempo Cantone, è l'altro paradosso dei paradossi, cioè mettono alla Consob uno che non ci potrebbe andare secondo i canoni formalistici della legge, mentre Cantone, che si occupa dell'anticorruzione, oggi fa sapere a Repubblica e ai giornali che se ne va via e ha fatto richiesta per andare in tre piccole procure come magistrato. Io non sono un grande fan di Cantone, anzi zero, penso che lui abbia complicato la vita, e oggi dice: non mi sento supportato. Forse, aggiungerei io, era forse un po' troppo supportato fino a ieri. E l'idea che questo governo, ad esempio, abbia liberalizzato gli appalti fino a 150.000 euro è cosa buona e giusta, che a Cantone non piace perché lui deve mettere l'occhio anche sull'acquisto delle penne. Come la penso io? Lo dico su questa zuppa, lo posso dire: meglio un corrotto che ci permetta però di avere tutti gli appalti liberalizzati che bloccare tutti gli appalti per evitare che ci sia un corrotto. Chiaro, tanto il corrotto c'è anche quando gli appalti li fai collegare con i timbri e con i certificati antimafia. Questa è la situazione sulle nomine. Seconda questione, vi segnalo l'intervista di Buffagni, uomo potente del Movimento 5 Stelle, l'uomo dell'economia e del Nord, che dice: se la Lega crede che sia opportuno far cadere il governo,
governo sulla TAV, noi, per noi non è un problema. Insomma, iniziano questi, io nonostante sia ottimista sulla durata di questo governo, perché sono riusciti a trovare compromessi su tutto, beh, insomma, iniziano a volare un po' di stracci, come vedete sul mio sito, insomma, anche Salvini, proprio a Quarta Repubblica, ha fatto capire che non è necessario di continuare per sempre a utilizzare questo governo. E ovviamente dopo aver detto che non vuole fare la TAV, Buffagni fa l'elenco delle opere che lui vuol fare, fantastico, la TAV no, ma ci sono altre opere che lui vuol fare. Sulla TAV poi da segnalare che nel frattempo in francese l'analisi costi-benefici, prima che a noi italiani, i sovranisti del Movimento 5 Stelle, prima che al Parlamento, prima che al Governo, prima che a Salvini, prima che ai giornali, li hanno mandati ai francesi per spiegare per quale motivo non si vuole fare la TAV. Fantastico, il governo sovranista che ce l'ha con i francesi, come prima cosa si giustifica con loro sul fatto di non fare la TAV. Bisognerà spiegare ai francesi, che hanno già costruito il terzo, hanno sbucato 3 volte più degli italiani, per quale motivo devono rinunciare a finanziamenti europei per questo governo di cazzoni. Dal punto di vista delle infrastrutture non ci sono dubbi. Nel frattempo sulle infrastrutture oggi lo cita, mi sembra, il Messaggero, anzi no, La Stampa, sta succedendo un casino, perché quella normetta nel decreto semplificazione che dice che non si possono fare le esplorazioni nell'Adriatico, non è le trivellazioni, le esplorazioni per vedere se c'è petrolio o meno, mentre lo stanno facendo i greci, gli albanesi, i croati, anche i montenegrini stanno facendo le esplorazioni nel Mediterraneo, nell'Adriatico, noi no, e le grandi compagnie petrolifere, secondo quello che scrive oggi La Stampa, ci faranno causa. Complimenti, no? Per la solita vulgata che noi, se possiamo disdire contratti, tanto non pagheremo nulla, no? Pagheremo prezzo. E tanto che il ministro sviluppo economico, secondo quello che scrive La Stampa, ha messo a bilancio 470 milioni, che è il risarcimento, perché noi non vogliamo vedere se c'è il petrolio nell'Adriatico e non ce la vogliamo succhiare. Con quella cannuccia invece se lo prendono dall'altra parte dell'Adriatico, cioè della ex Jugoslavia. Se a voi questo non vi fa pensare che questa è una roba da matti, beh, insomma, ditemi voi cosa dobbiamo pensare. Nel frattempo ci occupiamo del processo Salvini, un'altra minchiata incredibile, secondo Il Fatto. Il Movimento 5 Stelle, questo è il titolo del Fatto, mezzo Movimento 5 Stelle la pensa come Berlusconi, cioè non vuole mettere sotto processo il governo. Favoloso l'atteggiamento obiettivamente del Fatto Quotidiano. Di Maio e Di Battista nel frattempo fanno i fenomeni, buongiorno a Susanna che si collega ora, fanno i fenomeni, vanno dai gilet gialli, dai loro rappresentanti in Francia, i quali non li trattano benissimo, perché in un'intervista dicono, beh, insomma, non è detto che noi ci si allei con loro, ma soprattutto forse i gilet gialli con cui loro si vogliono alleare, i giornali italiani scandalizzati dicono, sono quelli che parlano di guerra civile. Beh, io non mi scandalizzo, perché se vedi da che madre nascono i Movimento 5 Stelle, cioè da quella madre orrenda che si chiama Beppe Grillo, quella madre dei vaffanculo, delle parolacce, degli insulti, insomma, da quella madre lì, io non vedo per quale motivo questo è il DNA, ci si scandalizza di avere a che fare con dei gilet gialli che vogliono la guerra civile in Francia. È quella roba lì, insomma. Su Maduro, beh, è stupenda la posizione di Travaglio, ma stupenda per giustificare il suo movimentino 5 Stelle. Lui intanto dice che è una fake news che Maduro è il presidente della Repubblica venezuelano, posto che non è vero, perché basterebbe leggere molti pezzi sugli altri giornali per capire che l'autoproclamato cosiddetto presidente della Repubblica venezuelana ha degli appigli giuridici per averlo fatto. Ma la cosa straordinaria di Travaglio è che se la prende con i giornali, perché dice che solo l'Italia si è opposta alle elezioni immediate in Venezuela, e dice non è vero, dice Travaglio, non è solo l'Italia, pensate un po' voi, c'è anche la Bulgaria, il Vaticano, la Grecia, la Romania, la Slovacchia e l'Irlanda. Siccome ci sono anche questi paesi, mentre tutti quelli che contano, il core Europa, sta con Guaidó, lui dice avete scritto una fake news che è tutta l'Europa. Sì, tecnicamente non è tutta l'Europa, ma tutta l'Europa che conta ha preso una posizione chiarissima. Mi spiace, sì, probabilmente noi saremo con i bulgari e con lo Stato del Vaticano nel non riconoscere Guaidó, che poi non so se lo Stato del Vaticano sia proprio Europa, ma comunque lasciamo perdere. Sì, forse Europa, lo Stato del Vaticano, no, Travaglio, a parte di fake news, Vaticano è stato dell'Europa? No, tanto per sapere, no? può essere, per fortuna che c'è Guzzanti, Paolo Guzzanti, che oggi sul giornale, nel fondo del giornale, ci dice gli equidistanti sono sempre parenti stretti degli assassini.
straordinaria. È l'ultima frase del fondo di Guzzanti, che un po' ha cercato di dire a Quarta Repubblica l'altro giorno anche Sallusti: né con lo Stato, né con le BR, né con Maduro, né con Guaidó, è sempre questa equidistanza, come dice giustamente Guzzanti, il segnale di essere vicini a chi? Agli assassini. La cosa che mi affascina oggi delle critiche al Consiglio Superiore della Sanità, dove ci sarà forse uno prostamina o semplicemente uno che aveva chiesto di poterla verificare nel suo ospedale, quindi è sempre un po' leggero, ma lasciamo perdere questa minchiata di prostamina che tale è che ha nominato la Grillo, sbagliando secondo me ovviamente a far fuori il precedente Consiglio Superiore della Sanità, ma comunque sia, l'ha fatto, un ministro può fare quello che gli pare se è nelle sue prerogative, ma sapete su che cosa la criticano la Grillo? Che ci sono poche donne. Questo mi fa venire il sangue al cervello. Cioè, tu critichi un organismo perché ci sono poche donne, ma tu devi criticarlo perché ci sono dei cazzoni, non perché ci sono poche donne. Possono essere cazzoni donne, cazzoni uomini, può essere sbagliato, ma chi se ne frega? Ma possiamo vivere in un mondo in cui l'uguaglianza deve essere fatta col bilancino all'interno del Consiglio Superiore della Salute? È evidente però il motivo per il quale i nostri giornali scrivono queste cose, perché i nostri giornali sono figli, anzi genitori del Movimento 5 Stelle, di questa specie di pensiero comune per cui un organismo non è sano se non c'è una quota identica tra uomo e donna, e domani sarà per i gay e dopodomani sarà per i biondi, ed è questa idea delle quote, del politicamente corretto da cui nascono il Movimento 5 Stelle e che con paradosso il Movimento 5 Stelle non riescono a rispettare quando sono al governo, per la semplice ragionevolezza che non è detto che gli abili o che i graditi siano necessariamente nella quota che invece si presume essere tra uomini e donne paritetica. Allora, quando io vedo queste robe sui giornali dico: vi stanno bene sti cazzo di grillini, teneteveli, sono vostri figli. A proposito di contraddizione dei grillini, fantastico, oggi il Messaggero ci dice che lo stadio a Roma si farà, ci aveva detto la Raggi che non ci si faceva, Merlo su Repubblica ci dice che è il tempio del populismo, io non lo so se lo sia il tempio del populismo, non penso, è il tempio di chiunque voglia andare allo stadio, basta vedere quello che hanno fatto a Torino, che vuol dire business, soldi e ricchezza, ma non fatto come a Roma, perché questi che sono delle pippe fanno lo stadio ma non fanno i ponti che erano stati previsti e tutte le opere di urbanizzazione per arrivare allo stadio. Il Politecnico di Torino, di Milano, che erano stati interpellati in una consulenza, diranno: andateci in bicicletta perché ci sarà un traffico tale della Madonna per cui si bloccherà Roma per la costruzione di questo stadio e per poterci andare. Poi dopo, due ultime questioni dei giornali di oggi, Repubblica contro il reddito di cittadinanza, figuratevi voi, per me è la cosa ignobile, ne ho scritto anche sul giornale contro il reddito di cittadinanza, mi stupisco quando la sinistra critica da sinistra il reddito di cittadinanza dicendo che ci saranno i furbetti. Beh, allora che facciamo? Chiudiamo la 104 come io vorrei per l'esistenza dei furbetti, diamola soltanto a chi ha bisogno obiettivamente, ma tu quindi adesso utilizzi preventivamente il rischio che questo vada ai furbetti per far chiudere una cosa che per me non si doveva mai iniziare, ma perché non hanno il coraggio di dirlo ovviamente. A Repubblica cambia il direttore, arriva Verdelli dopo Calabresi, Verdelli lo incrociai per qualche mese alla RAI, nominato dal governo Renzi, devo dire che non mi difese né mi attaccò particolarmente quando Renzi invece mi fece fuori e il suo governo insieme con il Conte Mascetti. Facci oggi divertente per chi vuole leggere un paradosso, lo scriviamo anche noi con Giovanni Sallusti, lo leggete sul sito nicolaporro.it, riguardo al grande successo di pubblico e di vendite che c'ha il libro, pensate un po' voi, di Corona, un libro di egocentrismo sfrenato, ma che dice Facci è l'uomo e comunque se la gente lo vuol leggere, se la legge, non fate tanto gli ipocriti, cosa che scrive anche Giovanni Sallusti, vi invito a leggerlo sul sito nicolaporro.it. Françoise, buongiorno e buongiorno a tutti voi che come tutte le mattine mi seguite sulla zuppa, vi dico a tutti che il sito si sta allargando a tanti nuovi collaboratori, Gervasoni, Desiderio, Sallusti, me ne sono dimenticati Serino, ci sono tantissimi collaboratori, tra i vecchi, gnocchi e tanti altri, che renderanno sempre più ricco il sito nicolaporro.it, andate là per avere le notizie della giornata. C'è anche un bel pezzo di Luca Telese. Ciao!